2, unité, top. Décollage P80 et décollage VV19. Nuovo successo per il vettore Vega. La missione partita dalla base spaziale di Kourou in Guyana francese ha segnato un nuovo passo per il razzo europeo Vega. Si tratta del volo VV19, il settimo lancio dell'anno portato a termine da Arianespace. Il vettore europeo sviluppato e costruito da Avio ha messo in orbita il satellite francese di nuova generazione Pleiades Neo 4, costruito da Airbus Defence and Space insieme ad altri 4 microsatelliti. Uno di questi è l'EDSAT, un progetto dell'Università La Sapienza di Roma per lo studio del funzionamento di una tecnologia a diodi emettitori di luce LED per il tracciamento ottico indipendente dei satelliti in orbita terrestre bassa. Gli altri sono il Red Cube e il Sandstorm per applicazioni astronomiche e il Bro 4 per applicazioni di sicurezza. La missione è durata 1 ora, 44 minuti e 59 secondi, durante i quali Pleiades Neo si è separato ad un'altitudine di 625 km, mentre i 4 carichi ausiliari si sono separati a 551 km. Il vettore europeo conferma la sua capacità nel trasportare in orbita gruppi di satelliti in rideshare insieme a un payload principale